Una nuvola. Oh, i Sumo Bros. Beh, è confermato. C'è davvero un bestione armato di fulmini che blocca l'ingresso. Che sollievo. Non era solo la mia immaginazione. Da qua sotto non abbiamo alcuna possibilità. E quei soldati origami ci hanno confiscato la scopa volante. Come facciamo ad arrivare lassù? Pensa, Kamek, pensa. Ok, come faccio l'Ovocid Junior? Giusto, ma perché? Junior Truppa? Ma pensi che mi ricordo come voce ho fatto per Junior Truppa? Papà! Aiutami, papà, per favore! La voce da bambino viziato. Papà! Papà! Oh, è sua birbosità! Non sono mai stato tanto felice di vedere Bowser Jr. sfrecciare come un matto fuori dal nulla sulla sua clown Jr. Perché grazie a essa raggiungere quella nuvola sarà un gioco da Bowserotti. Oh, le forbici? Oh! Oh! Oh, oh God! Well. No! Che il ciclo si chiude. L'abbiamo sconfitto allo stesso modo in Sticker Star all'inizio. No! Finalmente Bowser Jr. è morto. I miei sogni si sono realizzati. Padroncino, il suo corpo, la sua clown junior! Junior! Ah, non capisco quel che sta tentando di dirmi! Padroncino, se riguarda il suo stato attuale, l'assicuro che ne siamo ben coscienti! Purtroppo né lui né il suo veicolo sono più in grado di aiutarci! Scusami, Kamek, ti sembrerà fuori luogo, ma sei mai stato in una delle fonti termali? Sono davvero efficaci, forse anche a Bowser Jr. farebbe bene un piccolo bagnetto. Per tutti i Koopa, hai ragione! Quegli ossequiosi Toad mi hanno dato un opuscolo sui poteri ricostituiti dalla fonte della purificazione. È vicino all'ingresso. Presto, portiamo i brandelli del padroncino alla fonte della purificazione prima che i danni siano irreversibili. Se i miei calcoli sono esatti, presto potrà tornare a volare e seminare il panico a destra e a manca. Cos'è il mio party adesso? Kamek. Forza, alla fonte della purificazione. Aspetta, c'è quello scrigno però. No, va bene, odio questa musica. Facciamola smettere al più presto. Forse la fonte della foresta deriva da questo posto. Forse. Che stai facendo? Dobbiamo andare alla fonte della purificazione. Ehi, vabbè, non lo conosco ancora bene sto posto. Sono sorpreso che non dobbiamo ritrovare i pezzi di Junior. Tipo che non li hanno sparsi in giro per l'isola. Oh no, ci sono... Ci sono i tizi grossi tatuati dentro. No, non ditemi che qualcuno ha prenotato la fonte. Scusate, abbiamo una piccola emergenza termale. Il nostro... pensavo che erano loro che parlavano. Il nostro amico è a pezzi. Sarebbe un grosso problema se saltassimo dentro con lui. Oh, anche voi avete degli strappi o dei traumi cartacei. Beh, sono un giocatore di football, quindi...
traumi ce li avranno. A noi non ci strappa nessuno. Ok, non sono né strappati né traumatizzati. Un po' esasperati, però sì. Ok. Ehi, Kamek. Oh god, con un guscio davanti. Chissà cosa riusciranno a fare. Allora. Sono così vicini. Tre. Così è già niente male, però dopo restano gli altri spaiati, ok. Devo già spendere altri soldi, eh. Oh, così va bene, no? Ok. Beh, queste sono le scarpe più potenti che ho. Nice. 40 sembra bastare. Vogliamo tirarlo fuori il martello divino? È che sarà raro. Beh, posso metterlo qua per sicurezza, ma non voglio usarlo. Usiamolo una volta, voglio vedere quanto male fa. Placcupa paper per la prima volta, vero? Beh. Boom! Nice. Beh, si fa per dire paper. Non li ho ancora visti normali. Li ho visti solo rigamati. Oh, non muoiono. Non muoiono. Lo sapevo. Come on, Kamek. Magia. Yeah. Oh, la miseria. 57. Grazie, Kamek. Potere del bidello. Ora padroncino si assicura di immergersi completamente. Ebbene, sta funzionando? Ah, è di nuovo tutto intero. Forse dovrei dare un voto migliore alle terme paradiso del sito di recensioni. Non sono stato io, non ho distrutto io il castello questa volta. Sono venuto qui per aiutare papà e un secondo dopo mi sono ritrovato a pezzetti. E lui cosa ci fa qui? Stiamo per fare a botte? Perché io sono sempre pronto, forza! Olivia, lei si chiamava. Alle Terme Paradiso lei se ne stava. Una ragazza origami con un cuore piegato. A mollo sognava i nastri che ci avevano separato. Droga. L'origami ha ragione, padroncino. Abbiamo cose più importanti da fare che non affrontare Mario per la millenesima volta. Se vuole aiutare suo padre, può iniziare facendoci entrare nel suo castello, il che richiede l'uso della sua clown junior. Ma faremo a botte con qualcuno? È più di un'ora che non faccio a botte con qualcuno, sbrighiamoci! Ok, credo che la risposta alla mia domanda riuscirà questo gioco a farmi apprezzare Junior è no. Di già, al momento. Accidenti, questo stupido rottame non funziona. Anche se è di nuovo tutto intero, è ancora troppo spiegazzato per volare. Ed è ancora tutto sporco, sua mocciosità. Non oso pensare a cosa direbbe Padron Bowser se la vedesse in questo stato. Sì, ma mi sa che di volare non se ne parla neppure, dannazione.
Gente, le pieghe, le macchie, le grinze. Un bel bagno alle fonti termali e passa tutto, ok? E poi ci prendiamo tutti i timbri e pure il premio. Mi è venuta un'idea. Ci sono altre fonti come questa alle Terme Paradiso, no? Ognuna con proprietà rigeneranti uniche. La risposta davanti al nostro naso, o ai nostri baffi. Dobbiamo visitarle tutte, padroncino, sì. Arrotoli e salti sulla mia schiena. Forza voi due, dobbiamo trovare le fonti termali giuste per togliere a padroncino Bowser pieghe, macchie e grinze. Ci saranno altri bagni. Mi lasceranno tornare giù ora? O no? O sono bloccato forever? Oh, ora c'è la musica. Penso che mi lasciano andare, ma Kamek rimane qui. Ma non dovresti essere altrove in questo momento. Mi sa di sì. Io attenderò qui il tuo ritorno con il padroncino. Ok. Da dove giochi? Dal mio Switch? Ah, bene. Nuovi trofei. Campione degli anelli. Degli anelli? Aspetta, è campione del ring tradotto male. Sì, Lethal. Là da pranzo, buon museo. Bene, ora Candy e via, facciamo cose interessanti. No, volevo andare a fare il mio giretto nelle fogne, come al solito. E poi ci sono cose che voglio ancora fare nell'oceano, onestamente, prima di proseguire. Ci sono i pesci grossi da pescare, ci sono i passeggeri della nave da ritrovare, no? O erano quelli incollati? Beh, lo scoprirò, penso. Voglio tornare a fare un giro alla principessa Peach. A vedere che succede. Prima di proseguire. Ok, hanno colorato Peach. Io mi sto godendo la live nel mare, voi chat. Semplice mancanza di contesto. Sì, è Luigi quello nel muro. Oh no! Ah! Ah! Ma pure i Toad furono sconfitti. E poi Peach vide, immagino, Holly. Non credo che ci possa essere altro. Ma vabbè. Lo scopriremo nella prossima puntata. No, ma non ha senso. Che cosa sta rappresentando tutto questo? Perché siamo stati invitati a una cosa, no? Al palazzo. Non ero nel mezzo di un attacco di Bowser. Credo sia solo una storiella come un'altra. Allora, sì, andiamo nell'oceano. Nel bosco non ho voglia di tornare adesso. Abbiamo la cosa, la conchiglia. Magari nelle terme la possiamo cucinare al vapore, tipo. Bowser è nel castello di Peach, però, quindi forse solo perché...
Solo perché Luigi poi... Sì, appunto, non... Non capisco. Ok, facciamo un po' di riserva. Oh, non ho gli sconti. Whatever. Vabbè. Va bene, metto gli sconti. Ah, oh, immagino che devi spendere un tot, per forza nel gioco, se vuoi il 100%, se vuoi la tessera oro. Sperando non ci sia pure il platino. No, non serve Shadow. Perché devo capire se è importante o se è solo una side quest. Vedremo. Perché anch'io ho pensato a un paio di posti. C'è il tempio del fuoco. C'è il campeggio a inizio gioco. Però boh. Forse ti dovrei andare, visto che è qua vicino. È che il Todd era lì da solo. Ci saranno dentro i suoi amici, dentro la conchiglia. Oppure un'altra situazione alla Giacinto. Andiamo a dare un'occhiata. Se è questo sono un po' dispiaciuto perché vuol dire che non c'è una sessione di cucina nel gioco, ma vabbè. Magari c'è dentro finalmente l'abitante della cabina. Proviamo a grigliare qualcosa? Non credo che tu voglia mettere quello sulla griglia. Va bene, proviamo. Oh god. La Venere! La Venere! C'era la Venere, quindi, solo che non è struzzi. Non so come sono finito là dentro e non voglio saperlo, ma era arrivata l'ora di venirne fuori. Ci sono stato troppo, stavo cominciando a pensare di essere un perla in mutande e non è bello. È una battuta su un pirla? Holy shit. Probabilmente è un errore, ma secondo me è voluto. È un perla in mutande. Sono un perla in mutande. Fammi fare il clip. Oh, sei tu Mario? Sei stato tu a salvarmi? Grandissimo! Sono il custode di questo posto. Me ne ero andato sul mare grande in cerca di nuovi ingredienti per il barbecue. È stata una bella avventura, ma grigliare costoletti mi mancava troppo e sono tornato. Oh, bene. 100%. Ah, che bel tepore, ora si ragiona. Ah, sono i legni che parlano, sono vivi. Sono sopravvissuti. I ciocchi di legno.
Sono vivi. Che te ne è parso? Sai, non capisco perché fa... Ok, niente, nessuna impressione. Ci sarà il trofeo della villa, no? Dentro, credo. Il Todd che vive qui è tornato, ma pare aver cambiato lo stile del suo abbigliamento. Ma... Ma perché? No, nonno Fusto. Ti ricordi quel grosso albero nel bosco? Quando c'è vento è come se si mettesse a cantare. Mai tagliato un albero così grosso e ne è valsa la pena. Ora abbiamo tutta la legna che ci serve. Anche questo ciclo si è chiuso. Scommetto che quell'albero in mezzo al bosco è ricresciuto. Bello alto, una bella grigliatina alla sombra non sarebbe affatto male. Sei, ok. Arrivederci. Spero tu non abbia occhi all'interno. Bellissimo. Sono felice. È proprio un perla. Ho avuto la mia Venere. Ah, bene. Ora per mare, andiamo. Al bosco mancano solo i blocchi, non lo so cosa manca. E non mi interessa granché. Faremo tutto dopo alla fine, il 100%. Ormai non posso essere figo come i veri youtuber che fanno tutto subito. Cioè, potrei, ma... Esempio, non avrei potuto farli il 100% lì. Avrei girato per ore nel bosco perché non sapevo che dovevo aspettare. Nastro adesivo. Tommaso, non darmi aiuti, eh? Todd è il Conte Venere, orribile. Rimangiati subito quello che hai detto. La 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 la. Yeah. Ora c'è la musica tranquilla nel mare. No, preferivo quell'altra. Ah, quindi è questo il vascello che va sotto il nome di Principessa Peach.
Vediamo se l'hanno aggiustata, vediamo se mi danno il trofeo, vediamo se i passeggeri sono tornati. Ok, l'hanno messo a posto. Ehi, allora la nebbia si è diradata! Grazie per avercelo detto! Non so cosa tu abbia fatto, Mario, ma ha funzionato alla grande! Ora possiamo andare a recuperare tutti i passeggeri sparsi per il Mar Grande! Partiremo non appena sarai di nuovo sulla tua piccola nave! Grazie di tutto, Mario! Ah, è proprio una quest! Ok. Guarda qui! L'entrecote! Wow! Roba sciccosa! Se non ripari tutti i buchi, ti dice che ripartiranno quando li avrai riempiti di coriandoli. Fico. Sto preparando il cibo per i nostri passeggeri di ritorno. Abbandonare la nave deve mettere appetito. Non voglio più lavorare su questa nave, voglio diventare passeggero! Oh! È un mini jumpscare ogni volta. Siamo quasi pronti ad accogliere di nuovo a bordo i nostri passeggeri naufragati! Mi sono addormentato sul lavoro e ho sognato... Ok, questo era quello che avevamo salvato. Vediamo se qua giù c'è roba. Parte la solita roba. Finalmente tutto quel liquido nero è stato pulito. Spero che prima di entrare ti sia pulito le scarpe. Grazie per avermi salvato, Mario. Ho sussurrato aiuto così a lungo. Chissà perché nessuno mi ha sentito prima, ma... Che meraviglia il contapassi. È ok. La cima era spezzata, l'ho riparata! Le scale erano rotte, le ho riparate! Le palle sono rotte e tu le hai ancora... Grazie per aver rimesso in sesto i motori, Mario. Per fortuna non erano messi così male, nonostante tutto questo caos. Anzi, questi fuoriclasse ora vanno meglio di prima. Siamo al 120% della potenza. Scherzo, non si può andare al 300% di potenza. Era una battuta per gli addetti alla sala macchine. Addetti alla sala macchine in chat. Spero che abbiate apprezzato la battuta. Vorrei un contapassi che mi dà soldi in real life. Io conosco solo quello che ti dà i Pokémon. Ho adorato quella battuta. Aspetta. C'era anche una porta che non riuscivo ad aprire, ricordo. Quindi forse c'è una stanza a cui non potevo accedere prima. Era questa? Oh! No, non era questa. Tu sei ancora sporco. Quella schifezza nera è sparita! Chi ha pulito questo posto non si è lasciato dietro mezza macchia! Magari è così per natura, il tizio. La stanza dei VIP. Questa è la cabina VIP, è riservata solo ai VIP, per questo la devo tenere sempre ordinatissima.
Dato che hai salvato la nave, Mario, tu sei il VIP più VIP di tutti. Fai pure come se fossi a casa tua. Ma ti è dispiaciuto che Bobby sia morto? Tantissimo, ho quasi pianto, sono serio. Ho sentito le lacrime negli occhi per come... No, me l'aspettavo un po', ma la cosa dell'amico del migliore amico è quello che mi ha spinto oltre. Perché non me l'aspettavo, era una cosa triste in più che mi ha distrutto. Vedremo come finisce il gioco, perché ho la perché non voglio nemmeno dire che è impossibile che non ti dispiaccia, perché se il gioco non ti piace magari puoi vederla come l'ennesima, non so, è una situazione seria che il gioco gestisce male, perché dopo, non so, dopo 20 minuti ritorna a fare battute e roba simile, però boh. Io apprezzo le storie che cercano di alternare comicità e tristezza invece di andare full dark o full cretinate, basta. Come non mi piacciono le persone che scherzano sempre. Per apprezzare il tuo lato scherzoso devi essere anche serio ogni tanto. Se no qual è il punto? Questo ascensore porta dritto alla cabina VIP sul ponte 2. Se non hai fretta, fermati alla nostra sala panoramica e fatti un bel succo di frutto, anche due. Mi date questa ora? Non ancora, eh? Io spero che Olivia non muoia, se non la morte di Bobby è stata vana. Io non mi aspetto che muoia, ma mi aspetto che perderà coscienza, che può essere la stessa cosa, suppongo, ma penso che lei e Holly torneranno degli origami senza vita a fine gioco. No. No, grazie, c'è il caffè gratis al piano di sopra. Oppure no, oppure si piegano una famiglia. O vivono felici con il mastro origamista. Ah, come si andava alla sala di comando? Era di qui. Eccola. Il nostro capitano ama davvero la principessa Peach. E non sto parlando della nave. Uffa, non mi lascia mai prendere il timone. Cafferino. Boh, tè alla pesca. Mare a concorrenti. Beh, è il fascino del è il fascino esotico anche, perché è l'unico... nei Paper Mario moderni è tipo l'unico essere femminile. No? C'è Olivia, ma tutti i nemici sono maschi, credo? I don't know. I Toad sono tutti maschi, credo. T'ho detto, non l'ho mai vista in questi giochi. C'è anche Miyamoto che ha detto che i Toad non hanno genere, però boh. T'ho detto, è canonica. Pure in Odyssey. C'è Toad nel portale. Sì, lo so, ma dico nel canon attuale.
nei Paper Mario moderni. Bene, andiamo a cercare i passeggeri.